Allora, in molti avrete sentito la notizia di quell'influencer che si mette su OnlyFans e che cosa fa lei? Ha avuto la brillante idea di vendere i gas e le acque della vasca. I gas, le donne non scorreggiano, eh? Le donne emettono gas, capito? Loro sono convinte che dallo culo che scappano le pedonie, però vabbè, loro emettono gas. E quindi questa l'ha fatto, ha barattolato sti cazzo di gas e li venne. Non è tanto lei che fa sta cosa, se funziona, tanto di cappello. E chi la compra? E quindi noi non ci abbiamo capito un cazzo, capito? Sotto il punto di vista imprenditoriale, io parlo per me, non ci ho capito una sega, perché anche stamattina sono scappato da casa, ho fatto una scorreggia, dico, porca madonna, ho buttato via 100 euro, a saperlo uno l'ha imbarattolato, ci sveglia la mattina, capito? Te vendo, che ne so, le emorroidi sott'olio, per dire, mo per dirtene una. E questa vende i suoi gas, i suoi reflussi, no? Le sue flatulenze, i suoi piedi, per non essere volgare. Ha fatto un business della madonna. Io me lo immagino, che lavoro fai? Io sono un'esperta nel settore marketing, io sono una receptionist, io faccio la parrucchiera. Tu che fai? Io niente, io un bottiglio la merda. Cioè, sono un'azienda agricola. No, la mia cago proprio la imbottiglio, perché qualcuno la compra. Pensa che cazzo da storia.